Buon pomeriggio e bentrovati in questa prima edizione del TG6, anche oggi una edizione interamente dedicata all'emergenza Covid-19. Con il vescovo della diocesi di Pescara Penne, Monsignor Tommaso Valentinetti, affrontiamo il tema della Pasqua in questo periodo di emergenza Covid. Valentinetti invita i fedeli a non avere paura e ad affidarsi al Cristo risorto. Il vescovo fa appello anche alla politica affinché, come accaduto per i padri costituenti, sia capace di rilanciare l'Italia. Il servizio di Paolo Renzetti. Eccellenza, qual è il senso della Pasqua in questo particolare periodo di emergenza sanitaria? Una Pasqua di resurrezione, ma anche una Pasqua di sofferenza per tante persone che non ce l'hanno fatta. Ma la fede cattolica ci dice che il mistero pasquale è un mistero di morte e di risurrezione. Non per niente la Chiesa celebra il mistero pasquale in 3 giorni: il Giovedì Santo con la memoria dell'ultima cena e l'istituzione dell'Eucarestia, il Venerdì Santo con la memoria della crocifissione di Gesù e la morte, e quindi poi la Pasqua, il giorno della risurrezione. Così come per Gesù, la vita di tutta l'umanità in questo momento è segnato da un mistero di sofferenza e da un mistero di morte. Ma noi abbiamo la fede, soprattutto ci affidiamo all'intercessione del Signore perché realmente alla sua protezione, perché questa risurrezione per noi e per tutta l'umanità venga al più presto. È una grande speranza, è una grande forza che dobbiamo custodire nel cuore. Come spiegare, proprio con la fede cristiana, ai fedeli, ma anche a chi non crede, quello che sta accadendo? Ma questa è la domanda che di solito accade quando ci sono eventi particolarmente calamitosi. Un terremoto, una tempesta potente che fa magari tantissimi morti e quant'altro. E la domanda è sempre la stessa: ma dov'è Dio in queste situazioni? Era la domanda che si fecero tantissimi durante l'Olocausto, quando ben 6 milioni di ebrei furono ammazzati. Dov'era Dio? La risposta è sempre la stessa. Se Dio si è fatto uomo, si è fatto carne e si è incarnato dentro una storia anche di sofferenza, una storia direi di morte, e Dio è ancora una volta presente nelle persone che soffrono. Dio è lì, Dio è dentro questo mistero per sconfiggere il male. Un'altra storia, eccellenza, introduce anche il problema del lavoro, perché in tanti hanno perso il lavoro, stanno perdendo il lavoro, rischiano un domani molto prossimo di non avere più un'occupazione. E questo è il vero dramma che potrebbe riservarci questa emergenza sanitaria. La ripresa non sarà facile, sarà molto dura, perché la crisi economica che sta attanagliando l'Italia, l'Europa e anche il mondo intero è veramente una crisi molto forte. Quella del 2008 sinceramente è quasi nulla in confronto a quello che stiamo affrontando. Io sono fiducioso, il popolo italiano è un popolo dalle mille risorse, è capace di risorgere dalle disavventure più assurde. Siamo stati capaci di risorgere dopo il secondo conflitto mondiale. È vero, avevamo uomini e donne di altissimo spessore politico, religioso, anche filosofico, che hanno saputo prendere in mano l'Italia e l'hanno rilanciata dentro la storia dell'Europa e dentro la storia del mondo. Ecco, io credo che dobbiamo avere questa attenzione, ma sono sicuro che il popolo italiano ce la farà. Ce la farà come ce la farà il popolo abruzzese, come ce la farà il popolo pescarese, pennese, perché faccio riferimento alla mia diocesi, ma dobbiamo dare speranza, dobbiamo dare certezze, dobbiamo dare capacità di saper stare insieme, perché più questa unità si cementerà, più non baderemo ai nostri singoli interessi,
interessi egoistici e più penseremo al bene comune, più riusciremo a risollevarci da questo momento difficile. Qual è l'augurio che il Vescovo della Diocesi di Pescara Penne fa a tutta la cittadinanza di Pescara, a tutti gli aderenti alla Diocesi, ai cittadini di Penne, a tutti gli abruzzesi? Ma alla zona di Penne è un augurio particolare perché è zona rossa e sicuramente spero che la risurrezione sia che al più presto siano liberati da questo segno così difficile che impedisce loro tantissimi movimenti che magari altri possono fare. E l'augurio migliore è buona e santa Pasqua a tutti, nella gioia e nella speranza. Non abbiate paura, non abbiate timore, è la parola di Gesù ai discepoli, è la parola di Gesù alle donne che l'hanno visto per prime nel giorno della risurrezione. Non abbiate paura, non abbiate l'angoscia, non abbiate il timore, perché la paura, l'angoscia e il timore vengono dal maligno, mentre invece noi dobbiamo essere pronti a sperare di nuovo, a credere di nuovo, a risorgere di nuovo con il Signore. Auguri. Grazie. Questo è un ampio estratto del messaggio di Monsignor Valentinetti. L'intero messaggio, la versione integrale, sarà proposta domani dalla nostra emittente alle ore 8, alle ore 14 e alle ore 19. L'amministrazione comunale di Teramo traccia un bilancio sull'emergenza Covid in città. Superati 100 casi positivi, erogati 474 buoni pasto, effettuati 1500 interventi attraverso il COC e attivata una app per fornire comunicazioni importanti a tutti i cittadini. Il servizio di Tania Bonnici Castelli. L'attività del COC del Comune di Teramo rende orgoglioso questo territorio. Sono le parole commosse del vice sindaco Giovanni Cavallari, che snocciola dati eccezionali dopo un mese di attività del centro operativo comunale a sostegno dei cittadini di Teramo. 2500 richieste di aiuto, 1500 interventi, 14.000 km percorsi, 490 volontari che si sono alternati, 30 al giorno a rotazione, 400 ore di lavoro ininterrotto. Sì, non solo per l'efficienza, per l'efficacia, perché una delle prime cose che ho detto quando abbiamo istituito il COC: non dobbiamo dimenticare nessuno, non dobbiamo partire veramente dagli ultimi, e questo è il dato che fino ad oggi prevale all'interno del nostro COC. Abbiamo fatto una mole di lavoro incredibile, una disponibilità di volontari incredibile, quasi emozionante. 8 associazioni che si sono messe a disposizione senza mai chiedere nulla, solamente per il bene della città, per evitare la propagazione del virus, quindi assumendo su di loro anche responsabilità e non solo dei pericoli che in qualche modo servivano a toglierli alle persone più bisognose. C'è poi una novità, la creazione di un'app Comunica Teramo, che servirà a fornire importanti comunicazioni di servizio ai cittadini. Intanto il sindaco di Teramo, Gian Guido D'Alberto, fa un bilancio dei contagi in città. Superati 100 casi positivi, 87 domiciliati, 12 ricoverati, 7 deceduti. Il vero focolaio in città, secondo D'Alberto, è l'ospedale Mazzini. Sicuramente è stato le vicende che lo hanno riguardato e i casi positivi che sono venuti fuori, insomma, all'interno del presidio, hanno determinato l'incremento dei numeri non solo su Teramo città, ma soprattutto su Teramo città, sia per quanto riguarda i medici, infermieri, il personale sanitario tutto, ma anche i pazienti e i parenti di medici e sanitari e pazienti. Quindi questo è stato l'elemento che ha portato all'incremento, ma lo vediamo quotidianamente dalle comunicazioni che arrivano dall'ASL, dalla regione, non sempre coordinate, ma su cui stiamo lavorando appunto per arrivare a dei dati sempre certi, che possano essere certi, completi, tempestivi. Parlano di questo, ci raccontano questa storia. Noi continuiamo a chiedere che, seppur tardiva, possa esserci un'azione coordinata e adeguata ad affrontare l'emergenza, quindi protezione per i medici e il personale sanitario e quindi anche per infermieri e quindi anche per i pazienti. Chiediamo protocolli sanitari sempre più stringenti e sempre più adeguati all'emergenza e ovviamente che si completi questa azione di tamponi a tutto il personale sanitario, tamponi appunto a chiunque acceda all'interno delle strutture, che ci sia anche tempestività tra l'effettuazione del tampone e
poi l'esito e il riscontro. È un gioco di squadra quello che l'amministrazione comunale di Teramo vuole mettere in campo per assistere al meglio la cittadinanza, anche attraverso la distribuzione dei buoni pasto. Arrivate 600 domande, 474 già erogate, per un valore di 123.000 euro. Ho notato che sostanzialmente i nuclei maggiormente richiedenti sono quelli formati da più persone con figli a carico. Come ho già avuto modo di sottolineare, sono delle famiglie molto giovani, ragazzi e ragazze giovani che hanno bambini piccoli e che quindi in questo momento, probabilmente proprio per il tipo di contratto che avevano, hanno visto interrompere la propria attività lavorativa. L'emergenza Covid tocca anche il mondo dello sport, le attività sportive sono sospese oramai da un mese, quindi anche i campionati di calcio. Ci sono state delle federazioni che hanno anche decretato la fine della stagione che non viene portata a termine. C'è invece ancora uno spiraglio per quanto riguarda i campionati di calcio, di Serie A e di Serie B. Ecco, proviamo a fare il punto della situazione con questa finestra. Andiamo da Paolo Renzetti, che è con il presidente del Pescara Daniele Sebastiani. Sarà l'opportunità per fare gli auguri ai tifosi, agli sportivi, ma anche appunto per fare per capire quelli che sono gli scenari che ci si paventano davanti. Buon pomeriggio Paolo. Sì, grazie Andrea, buon pomeriggio ai nostri telespettatori, questo collegamento come sempre in diretta nel corso del TG delle 14, oggi lo dedichiamo al Pescara, allo sport in generale. Io ringrazio e saluto il presidente del Pescara Daniele Sebastiani, grazie presidente. Grazie a voi. Grazie per aver accettato il nostro invito, tra l'altro nella giornata della vigilia di Pasqua, una Pasqua particolare ma pur sempre la vigilia di una festività, e dunque davvero grazie per aver accolto il nostro invito. Presidente, allora, calcio è fermo da oltre un mese, domani ci sarà questa Pasqua che speriamo possa portare speranza a tutti gli sportivi tifosi per l'eventuale prosieguo, ripresa di questa stagione, ma ci sono ancora tanti dubbi, tanti problemi. Ma sì, sicuramente ci sono tanti dubbi, ma tanti dubbi sono solamente sul fatto sanitario, perché è evidente che la prima cosa è la sicurezza per tutti e anche per i lavoratori, come in questo caso i lavoratori del calcio. Quindi nel momento in cui qualcuno ci dirà che possiamo ricominciare con le dovute precauzioni, sicuramente a porte chiuse e tutto quello che si dovrà fare per mettere in sicurezza quelli che lavoreranno, se ci sarà la possibilità noi abbiamo intenzione di riniziare, non fosse altro perché questo è uno sport che va anche molto sul sociale, ci sono comunque degli aspetti economici da salvaguardare, quindi se è possibile, ripeto, sempre al primo posto l'aspetto sanitario, se sarà possibile ricominceremo. La priorità ovviamente, come diceva lei Presidente, è quello della salute pubblica di tutti i giocatori, di tutti i tifosi. Se non si dovesse invece riprendere questo campionato, le società rischierebbero di perdere parecchi soldi, parliamo di soldi derivanti da incassi, contributi, diritti televisivi. C'è anche questo aspetto, questo rovescio della medaglia. Sì, però io credo che poi, siccome il calcio è sempre visto come un aspetto ludico e soprattutto un mondo dorato, e non è così per tutti, lo sappiamo, io credo che essendo il calcio una delle aziende più importanti che c'è nel nostro paese, se dovesse succedere questo vada aiutato anche nei tavoli che contano, quindi quelle del governo, perché l'azienda calcio produce introiti importanti per il nostro paese, quindi sicuramente non sarà un qualcosa che rimarrà in secondo piano, però noi se possiamo cerchiamo di evitare di creare altri danni al paese facendo la nostra parte fino in fondo, ma tutti quanti insieme cercheremo di pesare il meno possibile su quelle che sono le emergenze del paese, però è evidente che se così non dovesse essere anche il calcio avrà i suoi danni, come ce l'avrà l'economia in generale, perché non ci dimentichiamo che dietro le società di calcio ci sono imprenditori che hanno aziende loro e che stanno soffrendo come tutte le aziende, e quindi sicuramente non avranno né modo
né spazio per investire oggi nel calcio, cercando di salvaguardare invece i posti di lavoro delle loro aziende, cercando di salvaguardare anche quei dipendenti che sono meno fortunati dei calciatori. Presidente, prima di coinvolgere anche da studio Andrea Costantini, l'orientamento delle ultime ore è quello di far ripartire gli allenamenti intorno al 4 maggio. Ad oggi, secondo lei, c'è questa possibilità di far tornare ad allenare i giocatori per quella data? Ma la federazione ha istituito un comitato medico scientifico per studiare appunto questa cosa, e quindi loro ci dovranno dare le direttive, e chiaramente bisognerà capire anche chi potrà seguire queste direttive e chi no, perché non siamo tutti club attrezzati per poter tenere 40 persone tra giocatori e staff chiusi in una struttura, isolati, fare tutto quello che bisognerà fare, quindi bisognerà capire anche come e soprattutto quale sarà la ricaduta economica anche di questo, quindi aspettiamo che ci dicano qualcosa di più importante, di più preciso, e poi ognuno prenderà le sue decisioni. Andrea, il Presidente ci ascolta, se c'è qualche contributo dallo studio siamo a disposizione. Certo, visto che le entrate in questo momento scarseggiano perché non c'è il ticketing, non ci sono i diritti televisivi, si parla molto della contrattazione tra le società e i calciatori per venirsi incontro, no? Per il pagamento degli stipendi, perché poi i contratti sono ancora efficaci. Presidente, state muovendo i primi passi proprio per sentire i calciatori che a un primo sguardo, da quello che abbiamo potuto percepire, sembrano voler venire incontro, poi però bisogna sedersi a tavolino e parlare con loro. Ma guardate, io sono tra quelli che voglio aspettare prima di parlare, perché io non voglio né approfittare né creare problemi alla società né creare problemi ai giocatori. Stamattina leggevo un'intervista del mio capitano, al quale ho fatto i complimenti perché ancora una volta ha dimostrato di essere una persona con i piedi per terra e ha dimostrato soprattutto di essere attaccato a questa maglia. Io non credo che ci saranno grandi difficoltà a trovare accordi con i giocatori, con i procuratori, con tutti quelli che sono i nostri diciamo interlocutori nel calcio, perché è evidente, lo sanno tutti e sono tutti convinti di questo aspetto, che se noi non riusciamo a salvare il sistema calcio ci saranno tantissimi disoccupati nei prossimi anni, quindi siccome ognuno di noi dovrà fare la sua parte per cercare di salvare il sistema, credo che trovare gli accordi nel momento in cui ci sarà la possibilità di dire si riparte bene, ci si siede, secondo me, io per quanto mi riguarda sono molto fiducioso, perché ho a che fare con un gruppo di ragazzi molto responsabili, e ho il nucleo storico della mia squadra che tiene a cuore molto le sorti della società. Ecco, mia ultima domanda, quanto è difficile, in caso si riprenda, per una società di Serie B seguire quelli che saranno i protocolli per la sicurezza, perché è evidente che i giocatori dovranno essere sottoposti a tanti esami, magari a tamponi, poi operazioni di sanificazione, non solo dello stadio ma anche degli impianti dove si faranno gli allenamenti, questi sono ulteriori oneri da sostenere, ripeto, sempre nel caso in cui la stagione possa riprendere. Quanto però sarà difficile diciamo eseguire tutte queste pratiche? Andrea, lo dicevo prima nel precedente intervento, bisognerà capire quello che chiedono e bisognerà capire se sarà possibile farlo, perché ripeto, guardare solo alcuni club che hanno a disposizione impianti importanti che consentono di stare tutti insieme nello stesso posto e avere poche possibilità di avere rapporti con l'esterno, ce ne sono in Italia, forse se andiamo a guardare tutti, forse tra tutte le categorie professionistiche ce ne saranno 15 in tutto, e le altre che faranno? Quindi bisogna ragionare di sistema e bisogna capire che non si può chiedere la luna in un momento come questo a società che in questo momento stanno soffrendo per altro, quindi bisognerà capire quello che ci chiederanno, se sarà possibile noi faremo di tutto, perché come ho detto prima all'inizio la priorità è l'aspetto della sicurezza, della sanità e soprattutto vedere che c'è tanta gente che ogni giorno fa il proprio lavoro, perché
Vedete, io non sono uno di quelli che dice abbiamo i medici eroi, no, i medici stanno facendo il proprio lavoro e lo stanno facendo benissimo e quindi vanno ringraziati, ma è il loro lavoro. E quindi vedere tutta questa gente che si impegna giornalmente, gente che ha rimesso la propria vita per salvare gli altri, e noi stiamo pensando a come dobbiamo allenarci. E io credo che sia l'ultimo problema questo. Se ci saranno le condizioni, noi saremo pronti, se non ci saranno le condizioni, faremo le nostre scelte. Presidente, prima di salutarci e di fare gli auguri ai tifosi del Pescara, ai nostri telespettatori, se malauguratamente non si dovesse riprendere la stagione, cosa accadrà? Verrebbero cristallizzate le classifiche, ma poi per le promozioni e per le retrocessioni cosa accadrebbe, visto che è una cosa che non è mai successa dal dopoguerra ad oggi? Ma io questo non lo so, perché non sono sicuramente io deputato a prendere queste decisioni, però credo che questa situazione di emergenza, situazione di forza maggiore che si è creata, è come se ci fosse una guerra oggi, non l'ha voluta nessuno e non l'ha creata nessuno, quindi anche coloro i quali dicono di fare causa, non so a chi faranno causa, forse al coronavirus, ma sinceramente mi viene un po' da sorridere, perché io non credo ci sia una sola squadra che 2 mesi fa avrebbe voluto fermarsi o avrebbe voluto assistere a una situazione del genere o contare i morti. Quindi in queste situazioni bisogna lavorare di sistema, sicuramente qualcuno può rimanere scontento, qualcuno magari sarà più contento, però in una situazione del genere credo che non ci siano né vinti né vincitori, però ripeto, la nostra idea è quella di continuare in maniera tale da non lasciare strascichi di nessun tipo. Se non dovesse succedere, ci saranno quelli preposti a prendere queste decisioni, e credo che responsabilmente, anche se vogliamo dare veramente un'immagine diversa del calcio e non solamente dei fatti nostri, credo che ognuno dovrebbe essere poi responsabile nel proprio orticello, diciamo. Presidente, siamo a poche ore dalla Pasqua e dunque, anche se in una situazione sicuramente particolare di emergenza, l'augurio è quello di una Pasqua quanto più possibile serena. Ma io ho già avuto modo di fare gli auguri sul nostro sito a tutti, li rifaccio volentieri a tutti quanti, sperando che fra qualche tempo possiamo cominciare veramente a riabbracciarci, a stare insieme, perché questa è la cosa più bella che ci hanno tolto, che purtroppo un nemico invisibile ci ha tolto, e quindi speriamo di poter veramente ricominciare a vivere la nostra vita normalmente. Credo che in questo momento abbiamo capito quanto sia importante ma anche la cosa più semplice che oggi tu non puoi fare, quindi immagino che questo periodo avrà insegnato qualcosa anche a chi di queste cose non le ritiene superflue, invece per quanto mi riguarda io le ritengo cose importanti, e quindi mi auguro che tutti quanti noi, dopo questa emergenza, dopo questa brutta situazione, abbiamo imparato qualcosa da questa situazione e ci comporteremo meglio nel futuro. Io spero solo questo, e quindi chiaramente auguro a tutti quanti di trascorrere una serena Pasqua, sperando di ritornare il prima possibile alla normalità. Grazie, grazie davvero di cuore al presidente del Pescara Daniele Sebastiani per aver accolto il nostro invito di intervenire in diretta nel corso del TG6. Da Pescara è tutto, linea a te Andrea. Grazie, grazie Paolo, grazie chiaramente al presidente Daniele Sebastiani, presidente del Pescara, grazie anche per la parte tecnica a Loris Bennato. Possiamo andare avanti con il nostro TG. Il Partito Democratico Abruzzese critica aspramente la legge Cura Abruzzo voluta dalla maggioranza di centrodestra. Troppe le lacune, secondo i Dem, che lamentano ad esempio la mancanza di misure per le zone rosse, per i tirocinanti della giustizia. Il PD critica anche la mancanza di ascolto delle proposte arrivate dall'opposizione. Il servizio di Alfredo Primante. Una legge debole, non concordata con le parti sociali, che rallenta l'utilizzo delle risorse e non affronta il tema dello snellimento della burocrazia. Questa è in sintesi la valutazione che la segreteria del Partito Democratico d'Abruzzo, assieme ai consiglieri regionali, ha fatto della legge Cura Abruzzo varata dal Consiglio regionale. Questa mattina in una videoconferenza il PD ha esposto le sue ragioni e anche le sue proposte. Noi siamo una regione in cui il Presidente, la maggioranza, ha deciso di non interloquire con le minoranze, a differenza di quello che fanno altre regioni, penso al Lazio, penso all'Emilia Romagna, che incontrano i capigruppo di opposizione
almeno due volte a settimana, almeno due volte a settimana, e a differenza di quello che le stesse minoranze chiedono e persino ottengono a livello nazionale. Allo stesso modo non c'è un'interlocuzione con le parti sociali, non c'è un'interlocuzione seria, costante con gli amministratori. Voi direte, beh, per essere più rapidi, perché discutere fa perdere tempo. No, vi abbiamo dimostrato con l'illustrazione di molte problematiche che in Abruzzo siamo stati e siamo più lenti e anche distratti. Adesso si capisce come in tempi di emergenza avere un presidente straniero può essere un serio problema. E lo stiamo purtroppo pagando. Mancanza di governance nella sanità, lo ha detto Silvio, non lo ripeto, lentezza nelle decisioni, fanno in momenti di pace è un problema, in momenti difficili di guerra come questi diventano un dramma. Il dottor Dante Orlando è stato uno dei primi medici a contrarre il Covid-19 nell'ospedale San Massimo di Penne. Dopo lo stop forzato, il responsabile del reparto di medicina è tornato in corsia per dare il proprio contributo. Il servizio di Stefano Recanati. È tornato in trincea il dottor Dante Orlando, responsabile del reparto di medicina del Covid Hospital San Massimo di Penne e uno dei primi ad aver contratto il nuovo coronavirus insieme al suo collega e sindaco di Penne Mario Semproni. Le dirò che io mi ritengo non sfortunato, ma molto fortunato ad aver contratto la Covid con sintomi particolarmente lievi. Praticamente io non ho avuto, ho avuto poco più che un'influenza. Questo poi chiaramente ha comportato la mia assenza dal lavoro proprio nel periodo più critico, e questo è stato forse la cosa che mi ha creato più problemi. Il dottor Orlando si è soffermato sui tanti sforzi che sono stati fatti soprattutto dai suoi colleghi nel periodo di sua assenza per riconvertire l'organizzazione di un reparto che fino ad inizio anno non pensava mai di poter essere investito da questo virus silenzioso. Guardi, questo è sicuramente vero. Ospedali come quello, in particolare il reparto come quello di medicina dell'ospedale di Penne, a differenza di quelli di un grande ospedale con molte specializzazioni e sottospecializzazioni, più abituato all'elasticità perché vede molte più cose, non può selezionare i pazienti, quindi noi siamo sempre stati abituati a trattare tutto, anche i pazienti infettivi ed infetti. Il problema più grosso secondo me è stato quello dell'implementazione delle tecniche e della capacità di utilizzare dispositivi di protezione individuale e le tecniche di sanificazione ambientale, eccetera. Su quello chiaramente eravamo tutti abbastanza impreparati. Quando sono rientrato al lavoro ho trovato una situazione perfettamente funzionante, perfettamente lubrificata, se possiamo usare questo termine, in cui gli operatori, diciamo che si vedeva che lavoravano in maniera coordinata ed organizzata. E siamo in piena guerra, non c'è nessuna tregua al riguardo. Forse stiamo migliorando in qualche parametro, in qualcosa eccetera, ma siamo ben lontani dal vedere la vittoria definitiva. Alla fine la vittoria definitiva la deciderà la natura più che l'uomo. L'uomo modifica qualcosa, ma non certo la natura. Infine, un plauso il dottor Orlando, senza tralasciare gli infermieri, lo ha voluto rivolgere agli operatori sociosanitari, poco citati in questi giorni difficili, che stanno svolgendo un lavoro ed uno sforzo encomiabile sotto tutti i punti di vista. È una categoria che veramente in questo periodo sta dando un contributo enorme, direi oltre che al funzionamento tecnico di tutta la struttura, anche alla capacità umana di sopravvivere dei pazienti che spesso sono in condizioni psichiche estremamente, estremamente provate, insomma, estremamente devastanti in alcuni casi.
Il Comune di Silvi è pronto a potenziare i controlli affinché i cittadini rispettino le prescrizioni dei decreti e con il via libera della Prefettura di Teramo effettuerà controlli coi droni in questo periodo pasquale. Tra le principali criticità vi è quella di scovare chi arriva in città per soggiornare nelle seconde case. Vediamo. Noi abbiamo fatto da subito la richiesta per poter utilizzare questi strumenti in ausilio alla polizia locale, verranno gestiti dalla polizia locale grazie anche al contributo del Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica che ci hanno autorizzato proprio all'utilizzo dei droni per questo fine settimana o anche per i prossimi giorni. E in questi giorni si parla molto anche di questo pericolo, no? Che molte persone lasciano la loro residenza principale per venire appunto in località di mare. Indubbiamente la nostra richiesta è partita proprio per un controllo più capillare, più attento proprio sul nostro territorio per questo periodo pasquale e soprattutto per i ponti del 25 e del 1 maggio. Sicuramente siamo consapevoli che il controllo delle forze di polizia è stringente, ma abbiamo bisogno anche di strumenti innovativi per cercare di scovare eventuali famiglie che vengono qui nel periodo pasquale, perché abbiamo bisogno sicuramente di continuare su questa strada con dei controlli molto severi, perché la situazione per il momento è sotto controllo, ma non vogliamo brutti scherzi proprio verso la fine di questo mese. Ecco, ma c'è questo pericolo seconde case dalle informazioni che lei ha? Noi abbiamo diverse segnalazioni dove cittadini ci comunicano che qualche abitazione in più che risulta aperta da parte di persone che non dimorano abitualmente sul nostro territorio ci sono state. Noi naturalmente stiamo controllando tutte le segnalazioni, immediatamente mandiamo la nostra polizia locale e le altre forze di polizia presenti sul territorio per verificare le segnalazioni che ci provengono e arrivano sulla nostra sala operativa. Sulla questione tamponi, lei ha lanciato, lo ha fatto anche attraverso la nostra emittente, ulteriori appelli. Immagino che anche per il post emergenza questa questione resterà molto attuale. Indubbiamente noi abbiamo chiesto un piano strategico proprio per prevenire anche la situazione tamponi. È ovvio che Silvi in questo momento si trova nelle condizioni di minor difficoltà rispetto agli altri comuni qui vicino, però non possiamo lasciare nulla al caso, dunque vogliamo un piano strategico anche per la valutazione e il monitoraggio delle persone positive, e questo si può fare soltanto programmando in collaborazione con la ASL la valutazione dei tamponi, soprattutto per gli operatori che sia pubblici che privati che operano quotidianamente e che sono più esposti a questo Covid-19. Anche il sindaco di Pineto, Robert Verrocchio, ha sottoscritto la mozione firmata già da 200 primi cittadini italiani, con la quale si fa appello al Premier Conte per chiedere 5 miliardi di euro nel decreto di aprile e il conferimento ai sindaci dei necessari poteri per velocizzare le opere più importanti e la ripartenza dei cantieri. Il tutto per riuscire a dare immediata risposta alle necessità dei cittadini ed essere in grado, dopo la fase più acuta dell'emergenza, di poter avviare la cosiddetta fase 2 con la massima celerità e prontezza, realizzando tra l'altro uno snellimento e una sburocratizzazione di tutti i procedimenti amministrativi. Ho deciso di sottoscrivere la mozione, sottolinea Verrocchio, perché i comuni hanno bisogno di liquidità per poter gestire al meglio la fase post-emergenza da Covid-19 e aiutare l'economia a ripartire, in particolare per le città a vocazione turistica come Pineto. Sindacati ed FCA hanno sottoscritto un accordo per tutelare la sicurezza dei lavoratori della Sevel e degli altri stabilimenti del gruppo. Intanto in Val di Sangro la fabbrica del Ducato resterà chiusa fino al 19 di aprile. Servizio. La Sevel di Atessa resterà chiusa fino al prossimo 19 di aprile. La decisione è stata comunicata oggi al comitato esecutivo delle RSA. Lo stabilimento che produce il Ducato dunque resterà fermo anche dopo Pasqua.
e poi ci saranno delle comunicazioni settimanali. In merito alla decisione, la FIM CISL dice in una nota di essere convinta che la fase 2 si debba preparare durante la fase 1, quindi assieme alle altre organizzazioni, dice sempre il sindacato, si è scelto nella giornata di ieri di siglare un importante accordo con FCA al fine di non trovarsi impreparati quando ci sarà la ripresa produttiva. Siamo convinti, continua la FIM, che l'intesa raggiunta punti alla salute dei lavoratori come valore prioritario e ci auguriamo che possa essere un punto di riferimento anche per altre realtà. L'intesa sottoscritta prevede anche l'utilizzo di strumenti tecnologici come lo scanner per misurare la temperatura ad ogni ingresso, rispetto delle distanze sociali di un metro, maggiore tutela per le persone con patologie riconosciute e uscita dallo stabilimento senza timbratura per evitare assembramenti. Inoltre ci saranno maggiori cicli di pulizia, spacchettamento pause e pausa mensa per un massimo di 2 ute per volta, sanificazione costante degli ambienti, poi in ogni inizio turno si ritarderà di 10 minuti la partenza delle linee per permettere la pulizia del posto di lavoro ed infine 2 mascherine a turno per ogni lavoratore più gli occhiali di protezione. Per quanto riguarda i trasporti, che sono l'altro nodo importante, la FIM dice che la Regione Abruzzo ha accolto la sua richiesta, avendo già emanato un'ordinanza che istituiva più corse per il rispetto delle distanze e lo stesso è stato fatto con la Regione Molise. L'azienda inoltre sta dimostrando responsabilità, dice ancora la FIM, assieme alle altre parti sociali e pertanto sarà istituito un tavolo permanente tra i responsabili aziendali, RLS e esecutivi, per analizzare costantemente la situazione. Il quotidiano La Città ha voluto dedicare una pagina alla nostra informazione raccontando quello che il TG6 sta facendo in queste settimane di emergenza. In apertura una riflessione sul giornalismo di valore da parte del direttore generale di TV6 Mauro Di Pietro, a seguire anche alcune considerazioni su come questa emergenza stia trasformando sia il modo di fare televisione che quello di fare informazione. Ancora una volta infatti l'emittenza locale sta dimostrando la sua centralità per raccontare il territorio in maniera capace. Da parte di TV6 e della sua redazione va il ringraziamento al quotidiano La Città e al suo direttore per lo spazio e l'attenzione dedicati al nostro lavoro. E finisce qui questa edizione del TG6, tutti i servizi che avete visto saranno a breve disponibili on demand sulla nostra piattaforma YouTube oppure sul sito www.tv6.it, le prossime edizioni alle ore 19 e alle ore 23, per quanto sia un difficile momento quello che tutti stiamo vivendo. Vi auguro buona Pasqua.